Ciao bambine, ciao bambini, sono nonna Antonella e racconto storie. C'era una volta un paesino della Sicilia chiamato Flaviello. Questo paesino era molto sporco. Il sindaco della città era incompetente, non sapeva fare niente, pensava soltanto ai suoi interessi e quindi il paese abbandonato era diventato pieno di erbacce, pieno di cartacce e anche il porto era molto sporco e puzzolente perché i pescatori non avevano i contenitori adeguati per buttare i resti della loro pesca quando ritornavano dal mare. Dunque, un giorno i cittadini si accorsero che questo paese era invaso dai topi, tanti topi, dappertutto topi, nelle cucine, nelle cantine, persino sotto le coperte. E i cittadini erano esasperati, non sapevano cosa fare e vanno dal sindaco a fare una manifestazione. E gli dicono: devi ritrovare una soluzione perché altrimenti tu non sarai mai più sindaco. Trova qualche cosa per risolvere questo grande problema. Il sindaco pensa e ripensa, ma non sa più cosa fare perché ha lasciato correre troppo ed è difficile ora. A un certo punto sente bussare alla porta, toc, toc, toc. E arriva uno strano personaggio che era vestito in una maniera strana, fra l'astronauta e il supereroe. Questo personaggio dice al sindaco: guarda, io ti posso liberare dai topi perché ho uno strumento magico per farlo, ma tu mi devi dare una bella ricompensa. Ma certo, ti darò tutte le ricompense che tu vuoi, perché è ovvio, è troppo importante per me che tu liberi questo nostro paese dai topi. E allora questo giovane, vestito in modo strano, comincia a battere sul suo xilofono. Batti, batti, batti e cammina. Camminando, mentre lui batteva, lo seguono i topi, cominciano a uscire dalle cantine, a uscire dalle cucine, a uscire dalle stanze da letto e lo seguono, lo seguono, lo seguono e lui li porta fino al fiume. Arrivato davanti al fiume, fa un battito proprio fortissimo. E si tuffano tutti sul fiume, muoiono e finalmente Flaviello è libero. I cittadini esultano, anche il sindaco esultano e il suonatore di xilofono va dal sindaco e dice: ora dammi la ricompensa. Ma questo sindaco, oltre che disonesto e poco capace di gestire il suo paese, era anche bugiardo e non sapeva mantenere le promesse. E dunque dice al suonatore di xilofono: ma non ti darò nulla, tu non hai fatto niente. Il suonatore xilofono indifferentemente si gira e comincia a suonare il suo strumento con una melodia dolcissima. E si vedono tutti i bambini che escono dalle case e lui cammina, cammina verso la montagna e viene seguito dai bambini. E inutilmente i genitori li chiamano. I bambini non sentono, sentono solo quella melodia incantata e seguono il suonatore di xilofono. Arrivati alla montagna, la montagna si apre e tutti i bambini vengono inghiottiti dentro insieme al suonatore di xilofono. Resta fuori soltanto Tonuzzo, un bambino più piccolo degli altri che era rimasto un poco indietro. Tonuzzo, quando non trova più i suoi amici, non vede più la sua sorellina, Chicca, piange, piange disperatamente. E intanto arrivano i genitori e, come anche loro, non sanno cosa fare perché guardano la montagna, ma la montagna è tutta chiusa, non si riesce a capire dove siano andati a finire i bambini. Mestamente tornano nelle loro case e ognuno piange, piange pensando al bambino che non è più con loro. Tonuzzo però non si rassegna, è forte e coraggioso anche se è piccolo e torna alla montagna. E quando arriva davanti alla montagna suona la stessa melodia dolcissima, anzi non suona, canta la melodia dolcissima che aveva sentito suonare al suonatore di xilofono. Appena lui canta e intona questa dolce melodia, ecco che si apre la montagna ed escono tutti i bambini. Esce anche il suonatore di xilofono che prende lo xilofono e lo regala a Tonuzzo, dicendogli: il tuo amore ha salvato tutti. E
E mi raccomando, questo strumento ora è tuo, non è più magico, però tu impara a suonarlo e suonalo per dare gioia. E ricordati e ricorda suonando questo strumento che le promesse vanno mantenute. I bambini esultano, cantano, sono felici e i genitori che sentono questi canti corrono anche loro e fanno una grande festa nel paese di Flaviello. E il sindaco viene cacciato via per sempre. Bambine e bambini, se vi è piaciuta questa storia, suonate la campanella con me e mettete un bel mi piace, così io lo so che la storia vi è piaciuta. Arrivederci, a presto, anzi, a prestissimo.